io. Palestina libera! Grazie. O bambini che vedono morire le loro madri prese di mira dai cecchini nazionisti. Palestina libera, intifada fino alla vittoria. Avanti al visionismo. Con la Palestina, avanti al visionismo. Noi vogliamo Gaza libera. Noi vogliamo Gaza libera. Noi vogliamo Gaza libera. Oggi siamo qua come tante altre volte per ripetere al mondo la richiesta ferma e determinata del popolo palestinese di cessare il fuoco immediatamente e fermare questo genocidio contro il nostro popolo a Gaza. Continueremo oggi, domani, finché non si cessa il fuoco, continueremo a manifestare tutta la nostra volontà di fermare questo genocidio. Salutiamo anche la proposta, il fatto che lo Stato del Sudafrica ha presentato la denuncia alla Corte Internazionale di Giustizia, all'AIA, per tentare, speriamo che riesca, a condannare Israele come uno Stato che ha praticato e pratica tuttora questo genocidio. Come condanniamo anche l'atto americano e inglese nel bombardare lo Yemen, perché non c'entra niente lo Yemen con questa storia. Questo è un motivo in più perché gli americani, gli occidentali vogliono mantenere questa zona, il Medio Oriente, in uno stato di disabilità continua, e questo solo per i loro interessi economici. Sono Marco Papacci, il presidente dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba. Oggi siamo qui per continuare questa battaglia di denuncia contro il criminale e assassinio quotidiano del popolo palestinese da parte dello Stato di Israele. È una battaglia che continueremo, non ci fermeremo mai, a fianco del popolo palestinese, sempre e orgogliosamente, come lo sta facendo il popolo cubano. Continuare a parlare della Palestina, è importante chiedere l'immediato cessate il fuoco ed è importante chiedere il disarmo completo dell'esercito israeliano, il ripristino delle condizioni di legalità e il ritorno della Palestina ai palestinesi. E quello che sta succedendo alla Corte internazionale in questo momento è simbolico di come i tempi stiano cambiando e del fatto che molti paesi e molte persone abbiano finalmente preso coscienza di quello che sta accadendo. Vita, salute, dignità. Sono tre cose che noi, come professionisti della salute, vogliamo preservare a tutti i costi. Tre cose che sono messe in pericolo dalla guerra a Gaza. A Gaza la vita dei Gazawi è in pericolo. Quasi 2 milioni di persone sono state costrette a spostarsi verso sud, in fuga dalle bombe, dall'invasione del territorio. Vivono in condizioni igieniche precarie, con un bagno ogni 700 persone. Sono in pericolo perché i corpi dei palestinesi uccisi dai cecchini non possono essere recuperati e si decompongono nelle strade. Le vite sono in pericolo perché le fogne traboccano. Tutto ciò espone le persone a malattie infettive potenzialmente letali. Sono in pericolo perché non ci sono abbastanza medicine, elettricità, acqua e forniture per curare i malati o per assistere adeguatamente le 180 donne palestinesi che ogni giorno continuano a partorire, perché a Gaza la vita muore, ma a Gaza la vita continua a nascere. E gli stati occidentali, invece di tentare un'azione per provare a distendere il conflitto e a risolvere nella maniera più pacifica possibile il problema, stanno attaccando, stanno partecipando all'espansione
all'occupazione e all'estensione del conflitto contro chi lotta a fianco di chi resiste, come gli yemeniti stanno facendo in questo momento a fianco dei palestinesi. Siamo quindi profondamente riconoscenti anche al Sudafrica, che sta portando avanti un'importante iniziativa diplomatica, e continueremo ad essere in queste piazze contro i nostri governi, in particolare il governo dello Stato italiano, che continua a sostenere il progetto sionista, in particolare portando avanti e mantenendo gli accordi militari con Israele. Sosterremo le iniziative di boicottaggio contro tutte le aziende e le istituzioni complici del genocidio in corso, dell'esercito israeliano e dello Stato israeliano. Vogliamo boicottare quelli che sono i centri strategici che portano avanti questa guerra, a partire anche dagli accordi universitari che vengono fatti con le università israeliane complici del genocidio. Chiediamo sanzioni contro Israele affinché questo massacro abbia fine, e chiediamo un immediato cessate il fuoco e la fornitura di armi. Chiediamo un'immediata apertura di un corridoio umanitario e di medici a Gaza. Grazie a tutti e a tutti. Intifada fino alla vittoria! Yeah.